lavoro di pompa. La pompa. Nel bordello della stufa sparata a palla, perché c'è un freddo boia, avviene la cementificazione. L'ultima spiaggia per chi cerca di sopravvivere in questo mondo turpe. Cementificare, e noi cementifichiamo. Qui si cementifica o si muore. Il cemento, ma soprattutto una nuova apertura, una nuova visione di luce. Come potete osservare, un tubo, si estrinseca dalla parete. Questo tubo permetterà ventilazione a domicilio. Ma la cosa principale è la cementificazione, la prima fase per un nuovo mondo, per un nuovo ordine secolare, poiché qui sarà alzata una parete di gasbeton. Una parete di gasbeton che dal pavimento salirà. E noi non vedremo più, né avremo più davanti ai nostri occhi questo schifo, questa atrocità, questo orrore. Sparirà completamente dalla nostra vista. Avremo una parete bianca su cui potremo videoproiettare immagini di peni in quantità. Situazione attuale, devastazione, saccheggio, delirio, total delirio, gasbeton. Osserviamo la struttura interna del gasbeton. Vedete la tipica struttura alveolare? Cemento soffiato. Una delle più incredibili invenzioni dell'umanità, il cemento soffiato, il gasbeton. Ha delle proprietà stupefacenti. Questo gasbeton sarà posato qui, su questa superficie, su questo piccolo basamento, sarà posato a filo con questa linea, in modo da ottenere un distacco dalla parete, un distacco. Si distaccherà e si creerà una parete fino in alto. Perché? Per evitare l'umidità di questa parete e quindi isolarla con una camera d'aria,
che poi sarà connessa a questo tubo verso l'esterno con una ventola che farà circolare aria in questa camera d'aria, e avremo una, lo scopo è avere una parete liscia, perfetta, fatta con il gas beton, e poi ci sarà l'impianto elettrico che sarà relativamente semplice, due cassettine qui, due cassettine lì, e la discesa, anzi la salita verso il piano di sopra, perché qua sale la luce di casa che è su e quindi verrà qui. Poi si farà probabilmente un foro più migliore lì per fare passare tutti i cavi antenne. Insomma, questa parete sarà libera e bella. E sarà libera e bella, non farà più polvere, terra e merda come in passato, non pioverà più schifo, insetti, mille piedi e merda, ma sarà una parete di gas beton intonacata, sarà una parete fatta come queste, pareti solide, pareti umane, pareti di una casa umana. E questi scaffali finalmente saranno tolti, spero anche questo, perché saranno messi qui su questa parete e io avrò spazio e vita e potrò tornare a usare il laboratorio. Per adesso metterò quegli scaffali, perché per realizzare la struttura in ferro che vorrei creare qui e fare questo mega scaffale con l'arco nel metallo e poter usare anche questa parte sopra, ci vogliono dei soldi che non ho. E per comprare il ferro e poi saldare, e quindi avrei voluto fare un video di realizzazione di scaffale in ferro, ma purtroppo non penso di arrivarci coi soldi a comprare il metallo e fare questo scaffale, anche se mi piacerebbe molto. E quindi lo scaffale che ho arrivano 2 metri, sono 1 metro e 1 metro, però qua mi rimane un po' di spazio in mezzo, ci metterò forse delle tavole, insomma verrà un po' uno schifo, però non posso fare altrimenti. E qui ci metterò il cinebasto, ci metterò lui. Lui sarà messo qui, con l'uscita dello scarico qui. Lo metto qui, l'uscita dello scarico è qui. E quindi eviterò anche questo gigantesco tubo. Ci devo ancora pensare, perché in effetti mi fa comodo che l'aria calda possa andare sopra. Però potrei mandarla sopra con questo tubo. E quindi potrei usare questo per l'aria calda da mandare eventualmente sopra. Chissà, chissà. Ah, mi piacerebbe veramente tanto fare lo scaffale in metallo, ma mi sa che con il discorso economia non ci siamo. Qui ho sfondato, non si vede, ma c'è un buco lì, c'è un buco che sale sopra e scenderanno due giganteschi corrugati come questi. Vedete, veramente un corrugato, guardate, è gigantesco questo corrugato. E questo andrà in quel pezzettino di discesa, salita discesa, quel cazzo che è peppere, l'applicazione del gas beton. E dopo tanto casino la situazione adesso è questa. Qui all'ingresso c'è un bordello, ma abbiamo liberato questo scaffale che è pronto per essere spostato di qua. Finalmente su questa parete. Questa parete finalmente sistemata, guardate che meraviglia.
non ne potevo più. Una finitura spettacolare. E qui ci entrano due scaffali. È stato pure rifinito lì con il polistirolo e come vedete è stato rifinito per bene. Qui c'è uno scarico, vedremo che cosa serve. Qui a 37 centimetri da questo livello si farà un buco perché qua ci sarà un altro scarico e vedrete a cosa serve. Vi anticipo solamente che sarà lo scarico dei gas di scarico dello scarico del cinebasto che sarà messo qui, perché qui ci andranno due scaffali. Gli scaffali sono alti 2 metri, arrivano all'incirca qui e io abbasserò il ripiano per portarlo a livello qui. Anche qui è stato rifinito. La finestra per ora rimane così com'è perché ho finito i soldi. Ma qui avremo due scaffali interi, sani, con impianto elettrico da fare, tubi, e i tubi non passeranno più a cazzo da lì e questo qua sarà eliminato, perché tutto passerà dal piano di sopra attraverso questa cassetta di derivazione e andranno ovunque, andranno qui, andranno lì e usciranno anche di qui. Quindi il cavo di rete uscirà da qui e anche i cavi antenne usciranno da qui. Così non avrà più cavi in mezzo al cazzo. Ora la cosa da fare qui è pulire di nuovo tutto, perché c'è un macello di polvere. Purtroppo c'è polvere anche su tutto il tavolone e su tutti i cassettini. C'è polvere ovunque, è ovunque pieno di polvere. Io sono sempre nella polvere, pieno di polvere. Non c'è salvezza contro la polvere, vedete? Qui c'è polvere, lì c'è polvere, qui c'è la polvere e anche qua sopra. C'è un po' di polvere, non c'è fine alla polvere. Se si fanno dei lavori purtroppo è così. C'è polvere anche qua sopra, vedete? Quindi dovrò spolverare, aspirare, scopettare, spolverare, aspirare, scopettare, lavare il pavimento e fare tutta una serie di cose. È avanzato del gas beton, come vedete, perché questa parete è fatta di gas beton, è ancorata al muro. È alzata a livello, è perfettamente in piano e quindi succederà che questi due scaffali, questo e questo, saranno sicuramente portati di là. Questo per ora rimarrà, ma finalmente torneremo ad avere spazio. Nel fare tutto questo spostamento ovviamente io butterò delle altre cose, perché ogni volta che sposto cose io butto via roba che non uso e che mai userò. Trallallero, trallallò. Ho fatto una prova con la mia punta e ho scoperto che c'è questa fessura. Praticamente qua c'è un tipo un pilastrino fatto di cemento armato o di cemento e qua c'è ancora cemento molto duro. Infatti ho provato a scalpellarlo, ma minchia è durissimo. Però in mezzo c'è la merda ed è facilissimo da bucare e da questa parte sono solo 30 cm. E quindi forse si possono passare tipo 2 o 3 tubi uno sull'altro, anche 4 volendo, vaffanculo. Si possono uscire fuori e ciao, ci faccio entrare tutti i cavi che mi pare.